a tutti, io sono Marta, la terribile della Honky Tonk School di Torino e questa è la prima lezione di Rockabilly Jive Torino Style. Visto che il Rockabilly Jive è uno stile che si è tramandato di generazione in generazione, da festa in festa, a concerto, a seconda della zona geografica ci sono delle piccole differenze. Essendo oltretutto un ballo sociale, quindi non riconosciuto dalla federazione, non è esplicitamente decodificato, quindi ci saranno delle lievi differenze stilistiche a seconda della zona, che so, rispetto a chi lo balla in Messico piuttosto che in Canada, in Inghilterra e perché no, ovviamente anche in Italia. For the English friends, please skip to the second half of this video for the English version. See you later. Ok. Allora, iniziamo introducendo una cosa fondamentale che regge le basi di tutto il ballo. È un po' l'anello di congiunzione di tutti questi balli di stile, chiamiamoli vintage, quindi a partire dal Charleston, passando per l'Indie Hop, arrivando al nostro Rockabilly Jive. Sto parlando del bounce. Che cos'è il bounce? È un molleggio. È la cosa, diciamo, che viene più naturale da fare, secondo me, quando non si sa ballare ma piace una canzone. Di solito la cosa più naturale da fare è proprio il bounce. Quindi significa ascoltare la musica e tenere ritmo con le ginocchia. Andremo quindi a molleggiare lasciando cadere il nostro peso verso il basso. Quindi non è un saltare verso l'alto, ma un ammortizzare e lasciarci andare giù verso il basso e automaticamente ritornare su. Dico di immaginare una palla, una supertele, tenendola sott'acqua e lei ovviamente tende a risalire. Questo è un po' il principio che possiamo immaginarci per capire come va fatto il bounce. Quindi mi raccomando, non deve essere una cosa meccanica, non devono essere degli squat, ma deve essere una cosa molto rilassata, naturale. Allora, per farvi vedere il bounce a ritmo, anche per ovviare un po' il problema dei video su YouTube con i problemi di copyright, chiamerei in campo il mio partner di ballo in realtà, ma è anche un grandissimo chitarrista, che è il Bastardo, così suoniamo un po' la musica dal vivo e speriamo non ci siano problemi. Grazie. E così facciamo insieme il bounce. Ciao a tutti. Sopra il bounce andremo a costruire tutto il resto, quindi già la primissima cosa che avete visto non andrà mai abbandonata, perché è proprio quello che regge tutto il ballo. Non solo ci dà il ritmo, è un po' il nostro metronomo personale, ci consente di mantenere il ritmo durante tutta la canzone, ma anche stilisticamente, se noi eseguiamo le figure in modo corretto ma senza il bounce, in realtà non stiamo ballando. Allora, vediamo adesso il passo base, prima della donna e poi dell'uomo, perché ovviamente ci sono delle differenze. Questo, ripeto, è il mio metodo di insegnamento per il passo base, almeno per iniziare. Poi
migliorando e prendendo confidenza con lo stile, con il ballo, con la musica, potrete ovviamente apportare qualche modifica, specialmente anche gli uomini. Però secondo me questo è il metodo più semplice e comunque corretto per iniziare. Allora, noi contiamo come si conta il ritmo della musica rock and roll, quindi in 4. 1 e 2 e 3 e 4. Sull'1, donna, andremo a spostare tutto il nostro peso sul piede destro e ruoteremo il tacco, il tallone del piede sinistro all'interno. Quindi, mi raccomando, non è la punta che va fuori, ma il tacco che va dentro. Sulle E cadrà il bounce, e ogni volta che dirò E significa giù, significa bounce. 2, vado a spostare tutto il mio peso sul piede sinistro e farò roteare il tacco del piede destro all'interno. E 3 e 4. Ve lo faccio vedere da dietro. 1 e 2 e 3 e 4. L'uomo in modo abbastanza simile, sull'1 andrà a posare tutto il suo peso sul piede destro e farà un micro passo sul posto col piede sinistro. E bounce anche per lui. 2, sposta il peso sul piede sinistro e farà un micro passo col piede destro. E 3 e 4. Visto da dietro sarà 1 e 2 e 3 e 4. Ok, adesso la proviamo al ritmo, farò un po' la donna e un po' l'uomo. 1, 2, 3, 4. Donna. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Uomo. Esercitatevi su questo, prendete confidenza con il ritmo e con il passo base prima di passare alla lezione numero 2. Ciao! Ciao a tutti! Hello everybody, I'm Marta from Honky Tonk School of Torino, Italy. This is the first lesson of Rockabilly Jive, Torino style, because you know that Rockabilly Jive is a style of dance, of course, but all over the world there are some differences, and so that's our style. So let's start with the first and most important thing, that is the bounce. So you have to feel the rhythm, feel the music with your knees. Bend your knees and going down with your weight. That's all you need. Not jumping up, but going down with your weight. Let's try it with the rhythm. Start to walk.
we'll see the how the feet move for the girl. So, the basic. For the girl, on one, we will put our weight on the right foot and turn your left foot inside. Pay attention, it's not with just going inside with the heel, okay? That's wrong, that's right. The heel turn inside. Then we have the bounce. And then on the two, we put all our weight on the left foot and we turn the heel of the right inside. And three and four. I'll show you from the back. And one and two and three and four. For the men, on the one, put all your weight on the right foot and take a very little step with the left. Then you have the bounce. On the two, put all your weight on the left and take a little step with the right. And three and four. On the back. And one and two and three and four. Let's try it with the music. First, lady first, of course, and then the man. School, Torino, Italy. Ciao. See you later.